Siamo con Giacomo Montanari, storico dell'arte e curatore scientifico dei Rolly Days. La prossima edizione è in programma dal 28 aprile al 1 maggio. La prossima edizione dell'evento dedicato ai nostri palazzi dei Rolly ha come tema quello della città e del mare, quindi sono due elementi che per Genova, quello della sua architettura monumentale e l'elemento marittimo, sono sempre stati centrali a livello storico, storico-artistico e anche soprattutto sociale, economico e finanziario. Abbiamo voluto sottolineare questo rapporto anche in termini di visibilità, cioè come si vede la città dal mare, che percezione ne avevano i genovesi che molto spesso più che andare per terra si muovevano lungo la costa con le galee, quindi le imbarcazioni da guerra, ma anche semplicemente per spostarsi da un luogo all'altro. E allora questa edizione vi racconterà non solo i grandi palazzi di Strada Nuova, i veri e propri palazzi dei Rolly lungo gli assi viari costruiti tra il 5 e il 600, ma anche i palazzi del potere pubblico che da molto tempo prima determinavano il ruolo della superba sul mare, ad esempio Palazzo San Giorgio, e a fianco a questi i palazzi di villa. La città ha sempre tenuto insieme tutti questi elementi, li ha voluti insieme, tanto che quando Rubens scrive il suo libro comprende questa complessità genovese, mette dentro palazzi, chiese, ville. E le ville, che saranno un po' gli special guest di questa edizione primaverile, saranno dei grandi inediti. Una davvero incredibile, che non abbiamo mai aperto al pubblico, Villa Lomellini Rostan, che oggi è la sede del Genoa Cricket and Football Club, che aprirà le sue porte il 1 maggio e sarà davvero una scoperta, perché pochissime persone hanno potuto entrare in questo spazio meraviglioso decorato nel 5 e nel 600. E poi una villa invece molto legata al territorio, la villa Centurione, poi Doria, la villa di Adamo Centurione, il grande sostenitore di Andrea Doria dal punto di vista finanziario, ma anche suo armatore, personaggio potentissimo della Genova del Cinquecento, che sarà aperta per l'occasione con i meravigliosi affreschi di Nicolosio Granello. E anche lì un po' di mare c'è dentro, perché il grande affresco di Granello rappresenta proprio la partenza di Giasone con gli Argonauti, un simbolo un po' di questa Genova intraprendente, capace di grandi imprese che proprio sul mare prendevano campo. E allora dal Porto Antico, dalla Piazza Banchi, da Palazzo San Giorgio, attraverso i Caruggi, si risale alle Strade Nuove e ai Palazzi dei Rolly, e il bello sarà poter andare tramite proprio un battello dal nostro porto fino alle ville del Ponente. Tanto per entrare in tema marittimo, anche con qualcosa che non fa parte dell'orizzonte cronologico dei Palazzi dei Rolly, ci troviamo a Palazzo Reale, quindi il Museo dello Stato, in questa galleria meravigliosa, una dimora storica, e uno dei pezzi che qui è conservato raffigura la Battaglia della Meloria, un episodio centrale del predominio di Genova sul mare, 1284, la sconfitta di Pisa, però realizzato da un grande artista, diciamo tardo barocco e proto neoclassico come Giovanni David, per il Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Il bello è che questa memoria della Genova vincitrice anche militarmente sullo specchio del mare diventava poi un modo per parlare della storia della città attraverso tutti i secoli. E quindi sarà bello l'anno prossimo, nel 2024, affrontare questo tema straordinario, Genova nel Medioevo, e anche il suo confronto continuo con quelle che sono state le grandi stagioni del 5 e del 600. Non mi resta che augurarvi una esperienza ai Rolly Days davvero straordinaria. Speriamo di avervi con noi in questi 4 giorni di Genova straordinaria per arte e per cultura.